Ricominciano i Giovedì Scienza nel 2020, primo appuntamento con Dario Bresserini, che molti conoscono come l'amichevole chimico di quartiere, e per parlare di scienza in cucina, quindi moltissimi sanno ovviamente di cosa stiamo parlando, che cosa succede tra la scienza e la cucina, come queste ricette diventano esperimenti scientifici. Allora, io cerco di spiegare da tempo, e lo farò anche nella conferenza qui al Giovedì Scienza, di come in realtà ogni volta che noi cuciniamo qualche cosa in cucina, noi stiamo sempre facendo degli esperimenti scientifici e in particolare nella maggior parte dei casi degli esperimenti di chimica, anche se noi non ce ne rendiamo conto. E quindi cerco di far vedere il modo con cui un chimico o uno scienziato si approccia alla cucina e alle ricette, che sono dei veri esperimenti chimici che però poi alla fine si possono mangiare. E questo però non solo come, diciamo, pure in esercizio intellettuale, perché è interessante di sicuro capire il perché succedono certe cose, il perché certi comportamenti dell'uovo quando lo scaldiamo, quando lo trattiamo in qualche altra maniera, però diciamo, la scienza, la consapevolezza di sapere cosa sta esattamente succedendo in una ricetta ci permette anche di intervenire non a caso, come si è fatto per secoli, diciamo, nella cucina, ma cercando un obiettivo preciso, quindi a volte migliorando delle ricette che sono rimaste, diciamo, immutate per secoli. Per esempio, una cosa classica: tutti noi abbiamo in casa il bicarbonato, tutti noi abbiamo in casa dell'aceto. Faccio vedere una cosa molto semplice che però ti può trasformare una ricetta. Se io devo cucinare delle patate arrosto, per esempio, che vogliamo morbide dentro ma croccanti fuori e gustose, allora un consiglio che la scienza, diciamo, supporta è quella di cuocerle prima precuocerle in acqua facendole bollire con un pizzico di bicarbonato, diciamo un mezzo cucchiaino, e questo salderà leggermente la parte esterna, poi dopo qualche minuto le togliamo le asciughiamo e poi aggiungiamo dell'olio e le mettiamo in una teglia e le mettiamo nel forno. Allora, questo tipo di doppia cottura con in più il bicarbonato fa sì che le patate un po' sfaldate liberano dell'amido che poi diventerà estremamente croccante in forno. L'idea è di far vedere come proprio delle conoscenze di chimica possono servire nella cucina di tutti i giorni. Viene appunto da porre questa domanda sulla divulgazione scientifica e i social network. Uno scienziato oggi, se vuole fare divulgazione scientifica, può prescindere da questo? Immagino che la risposta sia forse no, però è tutto sempre così positivo? Sicuramente una cassa di risonanza che poi porta pubblico che magari non si avvicinerebbe, però come vede il futuro scienza? Prima di tutto direi che non è obbligatorio stare sui social, ovviamente, dipende molto da che pubblico si vuole raggiungere. Si può fare dell'ottima divulgazione, si fa dell'ottima divulgazione scientifica nei musei, con le mostre, scrivendo sulle riviste di divulgazione scientifica, cosa che faccio anch'io, però andando sui social si ha il vantaggio, se interessa, di poter raggiungere un pubblico, per esempio, molto, molto variegato, molto diversificato, che normalmente magari non ha contatti con la divulgazione scientifica, diciamo, classica. E quindi ovviamente questo dipende molto dal tipo di argomento. Ovviamente l'argomento che mi sono scelto io, cioè quindi la cucina e il cibo, si presta molto, però appunto vedo che è molto efficace. Infatti nel corso degli anni ci sono tanti cuochi, per esempio, che mi seguono e che magari, insomma, per loro così interesse, cultura personale, non hanno mai avuto occasione, diciamo, di leggere delle riviste scientifiche di divulgazione. Quindi diciamo che di sicuro non è obbligatorio stare sui social. Secondo me è una cosa buona, è una cosa, diciamo, che può servire per avvicinare appunto il grande pubblico alla divulgazione scientifica, alla divulgazione culturale in realtà, non è solamente quella scientifica. Quindi io sono favorevole, non è ovviamente obbligatorio.